attendiamo il Signore con fiducia. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Ecco il Vangelo di oggi, Luca 21, 5, 11. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Amen. Carissimi, in questa ultima settimana del nostro anno liturgico, come ben sappiamo, abbiamo sempre delle letture del Vangelo che ci accompagnano con discorsi escatologici, quindi che volgono verso la fine dei tempi. Già 2000 anni fa erano interessati, incuriosite le persone quando sarebbe avvenuta la fine del mondo e chiedevano a Gesù: ma quando accadrà tutto questo? Gesù li tranquillizza dicendo: non lasciatevi ingannare. Diranno: il tempo è vicino, diranno: ecco qua, ecco là, non andate dietro a loro, non vi terrorizzate. Ecco che noi dobbiamo prendere quindi innanzitutto questa bellissima risposta: stai tranquillo, stai sereno, stai nella pace, non angosciarti di qualcosa di cui Gesù ha detto non è importante adesso sapere, perché la cosa più importante è avere un cuore che è pronto, un cuore che è sereno, un cuore, come dice il Salmo, che riposa in Dio. Soltanto in Dio riposa l'anima mia. Ecco quanto è importante oggi quindi mettere i nostri pensieri nel Signore, affidare a Lui ogni situazione che viviamo e non andare in cerca di quando sarà la fine o di come sarà la fine. Gesù spesso, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di Matteo, di Luca, ha detto: siate pronti. Siate sempre pronti, vigilate, custodite la vostra mente, il vostro cuore, la vostra vita. Certo, il Figlio dell'uomo verrà come un ladro di notte, ma l'importante non è quando viene, ma se io oggi stesso sono pronto con atteggiamenti belli nei confronti di Dio, atteggiamenti pieni di fiducia. Il Signore viene, io lo attendo. Io ascolto, metto in pratica la Sua parola. Io cammino alla Sua luce. Voglio essere grato a Dio per la Sua fedeltà, perché non è mai venuta meno nella mia vita. Anche in quelle volte quando ho camminato per una valle oscura, ho sentito che il buon pastore era al mio fianco. Allora oggi vi invito, fratelli e sorelle, ad accogliere questa parola. Mantenere la serenità, la fiducia in Gesù Cristo, nostro unico Salvatore. Grazie Signore per come oggi ci accompagni. Grazie, oh Dio, per come oggi hai parlato al mio cuore. Allontana da me tutto ciò che mi turba, tutto ciò che mi scoraggia, tutto ciò che incute in me paura nell'andare avanti, nel camminare, e fa, o Spirito Santo, che io possa seguire la luce di Dio, la luce della Sua parola, e attendere il Signore,
nella speranza, nella gioia e con fiducia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è: attendiamo il Signore con fiducia. Invochiamo quindi oggi lo Spirito Santo che ci faccia camminare nella sua gioia, alla sua presenza. Amen. Oggi vogliamo darvi anche un bellissimo annuncio. Dalla prossima settimana, tempo bellissimo di avvento in cui stiamo per entrare, noi vogliamo offrirvi 3 serate in streaming online, chiamate serate di avvento, precisamente mercoledì 6, mercoledì 13 e mercoledì 20 dicembre, qui su questo canale Koinonia Biella. E per avere il link, per avere anche il materiale che poi noi vi trasmetteremo di volta in volta, potete iscrivervi direttamente sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Buona giornata a tutti voi. Ciao!